Il Museo della Transumanza, inaugurato nell'anno del decennale del terremoto, che valore può avere per la ricostruzione anche sociale di questi posti? Recuperare la cultura delle comunità che vivono, e non solo vivevano, ma vivono questi luoghi, credo che sia fondamentale per attirare anche turisti, perché credo che questa sia una delle risorse più importanti di questi luoghi fantastici e bellissimi. Ma attirare turisti non li attiri semplicemente con uno specchietto, devi dare una comunità, devi dare vita all'attività agricola, l'attività pastorizia, devi farla vivere. E quindi questo museo può diventare il megafono di una comunità che rivive. Lei prima di entrare ha fatto un incontro con quelli che ormai possiamo definire i suoi sindaci di questi posti che hanno tanta difficoltà ma che sono arrivati a 10 anni dal terremoto. Che cosa vi siete detti oggi? Come sta andando? Allora, oggi abbiamo parlato molto delle questioni del personale. Tutti i comuni, tutti i sindaci lamentano la carenza di personale e anche i comuni ovviamente del cratere dell'Abruzzo lamentano questo. Abbiamo discusso di questo, abbiamo discusso di come poter affrontare e risolvere questa questione. Qualche soluzione qual è intanto? E qualche soluzione la vedremo in campo. Adesso dobbiamo sostituire il personale degli ex UTR che nel frattempo con l'ultimo decreto sblocca cantieri abbiamo recuperato e ripristinato come numero in 72 e quindi sono 22 unità da coprire in questo senso. Il rappresentante del governo ha così partecipato a un incontro istituzionale promosso dai comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in collaborazione con l'USRC, Officina Musicale, Fondazione della Cassa di Risparmio dell'Aquila e l'Associazione Gli Amici della Baronia. L'inaugurazione del Museo della Transumanza, salutata da un folto pubblico, è stata una tappa fondamentale per cristallizzare l'identità delle terre montane. Identità da non perdere e da valorizzare, cercando sempre strade alternative per coinvolgere le nuove generazioni nell'antico mestiere dell'allevamento degli armenti. Il Museo della Pastorizia è un evento di altissimo profilo socioculturale che dimostra che i borghi montani possono ripartire, anche con incisività, anche dopo un evento catastrofico come il sisma del 2009. L'ex azienda agricola San Marco, oltre ad ospitare il Museo della Transumanza, ospita anche un polo agroalimentare dei prodotti di nicchia proprio della montagna, formaggio, farro, grano di solina. Le basi per uno sviluppo condiviso del territorio, un veicolo verso l'esterno dell'immagine e delle potenzialità di queste zone. Momento fondamentale dell'evento è stata la consegna del premio Verga d'Argento, giunto alla 14ª edizione. Quest'anno è stato attribuito nel corso del convegno pomeridiano sui temi della transumanza e dello sviluppo del territorio alle istituzioni che si sono distinte per aver operato nel territorio nella fase post-sisma. Tra queste anche il consigliere regionale Giovanni Legnini e la deputata della Repubblica Stefania Pezzopane. Molte iniziative sono state comunque assunte a tutela della qualità del prodotto e dei nostri pastori, ma sono evidentemente insufficienti perché il tema è l'abbandono da parte delle giovani generazioni di un mestiere che è molto impegnativo, molto faticoso, tant'è che oggi la stragrande maggioranza dei pastori sono persone che vengono da altri paesi e che scelgono questo lavoro perché non ne trovano altri, quindi il tema è molto complesso. Quello che va detto oggi è che nell'inaugurare il Museo della Transumanza questa comunità fa anche un gesto di ricordo, di narrazione nuova, perché è una struttura molto moderna e che aiuta comunque a promuovere la cultura della transumanza, la storia di questo territorio e speriamo anche il futuro, perché uno degli elementi di questa modernità è che comunque alle persone piace mangiare bene e piacciono i prodotti di qualità, e sempre di più bisogna indurre, anche per tutelare la salute di ognuno di noi, ad aver cura di noi stessi mangiando cose che hanno il timbro della qualità, e qui sicuramente di timbri di qualità ce ne abbiamo proprio tanti.
La tradizione pastorale che contraddistingue l'Abruzzo intero è stata celebrata nel Museo della Pastorizia di San Marco di Castel del Monte, con la presentazione del libro Pastori d'Abruzzo, della scrittrice aquilana Monica Pelliccione. Il libro nasce da un progetto di valorizzazione del territorio in occasione del decennale del sisma del 2009, ma soprattutto del sessantennale della rassegna ovini di Campo Imperatore. Da un'idea, una richiesta del sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, e ci siamo ritrovati a cena qualche mese fa per caso anche con l'ex consigliere regionale per Paolo Pietrucci. Abbiamo deciso che fosse venuto il momento di lasciare traccia non tanto della storia della pastorizia in Abruzzo, perché ci sono dei maestri in tal senso che hanno scritto veramente molto e approfondito questa tematica, potrei citare uno su tutti il professor Clementi, ma piuttosto di lasciare traccia dei sentimenti, del vissuto dei nostri pastori in un'occasione importantissima come questa, la rassegna ovini. E è nato piano piano un progetto e i miei compagni di viaggio, lo posso dire proprio in modo davvero non emblematico ma realistico, sono due maestri della fotografia, Agostino Di Domizio e Fabio Ballone, che ci hanno dato la possibilità di accostare le descrizioni che troverete nel libro a delle foto stupende, rigorosamente in bianco e nero, che raccontano passo passo il viaggio dei pastori abruzzesi dalle nostre montagne fino al tavoliere delle Puglie, e lo fanno in modo assolutamente inedito. Sfogliando il libro capirete perché. L'aneddoto che più mi ha colpito è quello della vita vissuta all'aperto, della notte trascorsa all'ombra delle montagne, nel silenzio più assoluto, con la compagnia soltanto del gregge, delle pecore, quando ti rendi conto che sei tu e te stesso a dialogare con il mondo. E i pastori hanno una profondità intrinseca eccezionale. Un viaggio alla scoperta della vita rurale dei pastori e dell'identità territoriale, basata sull'arte della lana e sulla pastorizia, con il prezioso contributo degli scatti d'autore di Agostino Di Domizio e Fabio Ballone. Io sono 6 anni che faccio il trattura a piedi fino a Foggia e queste foto vogliono raccontare la semplicità e la trasparenza dei pastori, cioè loro sono proprio veramente delle persone umili, delle persone che dedicano tutta la loro vita al lavoro, anche se ormai non è più un lavoro molto remunerativo, in quanto ci sono un sacco di problemi. Queste fotografie, cioè io penso che noi come fotografi abbiamo l'obbligo di raccontare la storia del passato, le cose successe nel passato, perché siamo gli unici testimoni, saremo gli unici testimoni per il futuro con delle verità su carta. La fotografia è la verità, Sono rimasto legato ai ritratti dei pastori, ai pastori conosciuti lungo il cammino, alle foto dove comunque c'è la figura umana, perché è importante. Per quanto riguarda i contenuti di queste fotografie, c'è qualcosa che è rimasto nel cuore del fotografo dopo averle fatte? Mi rimane l'atmosfera del momento, la luce. Dal punto di vista della fotografia mi rimangono tante cose. La rassegna ovina di Castel del Monte, di Campo Imperatore, dell'Aquila è certamente la più importante d'Italia per questo genere di produzione e di attività economica, e poi ricorda tutta quella che è la tradizione, la storia di questi territori, la transumanza. Un altro ricordo che viene dalla letteratura, D'Annunzio, che parlava appunto sui pastori d'Abruzzo, sulla transumanza, i tratturi, sono tutti segni, ricordi e comunque attività anche del presente proiettate nel futuro, perché questa rassegna è appunto un'attività rilevante per il territorio, molto rilevante per il territorio. Il parco non è null'altro che una comunità identitaria, la più importante, il cuore dell'Appennino. Noi creiamo e crediamo in un progetto più ampio che si chiama APE, Appennino Parco Hill d'Europa. Qual è il modo, la strada che il parco anche sta individuando per coinvolgere i giovani nella cultura della pastorizia, nella valorizzazione dei mestieri della terra?
due profili. Naturalmente soltanto se si affonda le radici nella tradizione si può guardare lontano. Maria Lirch diceva che nel divenire umano il futuro è entro noi molto prima che accada. I nostri territori non si possono inventare improbabili prospettive di sviluppo sganciate da quella che è la naturalità e la tradizione che vivono. Quindi partendo per esempio dalla filiera della lana, con un progetto che definiamo Pecunia, stiamo lavorando sulla lana italiana merinizzata con una strutturalità importante, quello che era un peso per gli allevatori, lo stoccaggio e poi lo smaltimento come rifiuto speciale, diventa invece, con una progettualità che abbiamo sottoscritto proprio 2 mesi fa con chi, peraltro con l'Unione Industriale di Pescara e con Roma Style Brioni, cerchiamo di creare un marco di eccellenza a livello europeo e presentare l'anno prossimo nelle sfilate di alta moda a Milano proprio la linea della lana merinizzata creata all'interno del nostro parco. L'applauso va naturalmente al sindaco di Castel del Monte, che ha saputo intelligentemente, anche insieme alla Camera di Commercio, coltivare questa bellissima tradizione, e anche, permettetemelo dire, al parco, che ha saputo realizzare negli anni e concludere questa importantissima strutturalità, che è peraltro il centro di una progettualità importante che noi chiamiamo Pecunia. Ecco, rappresenta una sinergia istituzionale di conoscenza e di valorizzazione del territorio non di poco momento. Con la 60ª rassegna ovine abbiamo iniziato a dare lustro alle attività agricole principali di questi territori montani, che lavorano e si sacrificano per mantenere in vita tutti questi territori. 12.000 capi ovini sono stati nella piana di Campo Imperatore, e poi abbiamo continuato con il decennale del sisma, condiviso con gli altri comuni, Castel del Monte, Villa Santa Lucia, Santo Stefano e Calacio, di realizzare questo convegno ricordando un po' tutti quelli che si sono interessati e impegnati in questi 10 anni dal sisma, ma principalmente dando un riconoscimento a tutti gli allevatori che partecipano alla rassegna ovine e che continuano a sacrificarsi a mantenere e vivere in questi territori. Il museo, questo è un primo passo che abbiamo condiviso con il Parco del Gran Sasso, che ci ha dato 100.000 euro per poterlo finire, rimettere e sistemare. Oggi lo abbiamo inaugurato, però è un primo passo per farlo diventare un momento importante, anche come sala convegni, anche come per le scolaresche, anche per insegnare al futuro quella che è l'attività di questi territori. E quindi inizieremo tutti e 6 comuni a lavorare per farlo conoscere bene. Siamo al giro di boa, cioè siamo al punto di ripristinare un circolo sociale, economico per questi territori che si stanno riprendendo adesso dal sisma del 2009, non solo, anche quelli successivi del 2016 hanno portato dei danni al patrimonio edilizio appunto di questo comprensorio. Noi ci crediamo fortemente, i turisti ci danno ragione, gli piace apprezzare quello che noi siamo, quindi la transumanza e gli armenti da prima che ci fanno capire da dove veniamo, perché qui tutto ci parla di armenti, di transumanza, e è proprio nel nostro DNA. Abbiamo iniziato a fare una ricostruzione, siamo a buon punto con la ricostruzione fisica e materiale dei paesi, soprattutto di questa zona. Adesso siamo alla boa e dobbiamo ricostruire soprattutto la vita sociale.